troppi incidenti. Finalmente arriva il semaforo ad Orta Loreto, al via i lavori di realizzazione dell'atteso impianto semaforico che servirà a regolare il traffico all'altezza dell'incrocio tra la strada provinciale 185, la strada provinciale 380 e la statale 367 al confine tra i comuni di Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino. L'intervento effettuato dalla provincia di Salerno rientra nel progetto generale di realizzazione dell'alternativa alla statale 18 ed ha l'obiettivo di mettere in sicurezza un incrocio troppe volte teatro di incidenti stradali. Un'opera che avevamo programmato in questi mesi precedenti, che finalmente vede come nella luce un incrocio pericolosissimo tra Pagani e Sant'Egidio, ovviamente in sinergia con l'amministrazione comunale. Abbiamo provveduto a fare il progetto e iniziamo praticamente i lavori. È una cosa per la quale anche io direttamente mi sono impegnato. Abbiamo inquadrato questi lavori nell'ambito dell'opera di completamento dell'alternativa alla statale 18 e adesso mettiamo in sicurezza, sempre nell'ambito di questo più ampio progetto, anche questo incrocio è molto pericoloso. Mi dicevano che proprio ieri sera c'è stato un altro incidente. Sono ancora i segni sull'asfalto. Va davvero regolamentato e sarà realizzato un impianto semaforico su tutti e quattro i lati, diciamo, che convergono all'incrocio, sia provenendo da Pagani, sia da Sant'Egidio che da Orta Loreto che da San Marzano. E poi verrà messo in sicurezza ovviamente tutto l'incrocio con il nuovo manto stradale, soprattutto segnaletica, passaggi pedonali e appunto con un impianto semaforico all'avanguardia che sarà poi gestito dalla Polizia Municipale di Sant'Egidio del Monte Albino. L'impianto di semaforizzazione sarà di tipo intelligente, è prevista infatti l'installazione di sensori che riducono al minimo i tempi di attesa. Un incrocio che sarà messo in sicurezza con delle paline semaforiche, un semaforo di tipo intelligente, quindi con dei sensori che, diciamo, non creerà dei grossi ingorghi, non dovrebbe creare dei grossi ingorghi visto questi sensori che saranno installati prima dell'incrocio e quindi antistanti le valline semaforiche. Questo era un momento molto atteso in questo incrocio così pericoloso, finalmente partono questi lavori. Era un progetto che rientrava all'interno dell'alternativa alla statale di 18 e così come sempre alla provincia di Salerno, oggi presidente Strianese, prima ancora Canfora ci avevano assicurato e finalmente oggi iniziano i lavori e quindi siamo contenti, soprattutto perché è un incrocio che rimane ancora tantissimo pericoloso e quindi sarà messo in sicurezza con i semafori. I lavori, che comprenderanno anche la segnaletica orizzontale e verticale, dovrebbero concludersi all'inizio di dicembre. Secondo me ci dobbiamo rifare un po' ai tempi della provincia, che ci ha assicurato molto molto celeri anche per creare meno problematica al traffico locale.